Buongiorno a tutti. Buongiorno e bentrovati al Teatro Novelli di Rimini. È la giornata conclusiva del progetto Legalità e Sicurezza sul Lavoro 2015-2016. Ricordiamo i partner del progetto sono il Comune di Rimini, la Provincia di Rimini, l'Ufficio Scolastico 17° Ambito Territoriale per la Provincia di Rimini, l'INAIL di Rimini, l'INPS di Rimini, l'AUSL della Romagna, la DTL di Rimini, l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rimini, CGL, CISL, UIL e l'ANMIL di Rimini. Possiamo fare un applauso a tutti gli enti organizzatori. Vi ricordo in apertura anche che questa mattinata sarà trasmessa su Icaro TV, canale 91, mercoledì alle 21:15 in prima visione. Quindi, insomma, ci sono anche le nostre telecamere di Icaro TV. Ecco, abbiamo ricordato gli enti partecipanti, ricordiamo anche le scuole che sono presenti quest'oggi e allora facciamo una prova di applausometro. Quindi vediamo chi riesce in caso di bisogno a farsi sentire di più. Istituto Tecnico Industriale per Geometri Odone Belluzzi Leonardo da Vinci. Niente male, niente male. Istituto Tecnico Economico Statale Roberto Valturio. LES, Liceo Classico Linguistico Scienze Umane Economico Sociali Cesare Valgemigli. Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Leon Battista Alberti. Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo. Istituto Professionale per il Commercio Luigi Einaudi. Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione Sigismondo Pandolfo Malatesta. Istituto Tecnico Statale Economico Rino Molari. Direi che ci siete, alla grande. Benissimo, allora iniziamo con i saluti dei partner. Iniziamo dal capofilo, ovvero il Comune di Rimini. Allora chiamo qui al mio fianco l'assessore Jamil Sategolvad. Buongiorno assessore, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io porto il saluto dell'amministrazione comunale di Rimini su questo progetto che, come saprete, ormai da molti anni abbiamo nella nostra provincia. Prima in apertura Bonfantini ha fatto un elenco degli enti, dei partner di questo progetto ed è un elenco molto lungo e questo è un bene perché significa che tanti enti, appunto dalla provincia ai comuni, abbiamo l'INAIL, l'INPS, la Direzione Territoriale del Lavoro, l'ASL, i sindacati, abbiamo davvero tanti soggetti coinvolti nella diffusione di questa cultura della legalità e della sicurezza nel lavoro. Voi siete ormai grandi, quando finirete la scuola, magari già qualcuno di voi fa la stagione d'estate di lavoro o comunque tra poco si entrerà nel mondo del lavoro. Quello che noi abbiamo cercato di fare con questo progetto è di portare appunto avanti questa cultura della legalità e della sicurezza nel lavoro. Il messaggio che mi sento di darvi è: quando entrerete nel mondo del lavoro, cercate sempre un lavoro di qualità. Lo so che oggi, come dire, il momento economico non è dei più propizi, però di avere un lavoro che rispetti le condizioni di sicurezza e non accettare mai lavoro in nero. Questo è un messaggio che mi sento di darvi. Sappiamo come d'estate a volte qualcuno possa, no, offrirvi lavoro in nero. Sappiate che dietro il lavoro in nero c'è un lavoro che non è sicuro ed è comunque un fenomeno che dobbiamo respingere voi per primi. Quindi davvero io vi auguro una buona giornata, una giornata che vi possiate ricordare anche per questa cultura della legalità. Grazie. Grazie mille all'assessore Jamil Sategolvad del Comune di Rimini. Per la Regione Emilia-Romagna chiamo qui al mio fianco Nadia Rossi, consigliere regionale.
Buongiorno, ben trovata. Grazie, buongiorno. Devo dire che sono molto, molto felice di portare qui oggi i saluti della Regione Emilia-Romagna in questa sala gremita e anche mi sembra piuttosto vivace, almeno dall'applausometro che ho ascoltato poco fa. Quindi credo che sarà veramente una mattinata importante, una mattinata di lavoro. So che già siete anche abbastanza contenti di non essere dentro la vostra aula e quindi e che pensate anche... Non pensiate però che oggi non si studi o che comunque non si lavori, perché è vero che è stata modificata la formula, però credo che sia davvero il metodo adatto per affrontare tematiche, quelle della legalità e della sicurezza, non soltanto nel senso stretto della parola, ma proprio nel senso più ampio. Alla vostra età, effettivamente quando mi parlavano di questi argomenti, a volte li sentivo talmente lontani da vederli magari calare sugli altri piuttosto che su me stessa. Però vi assicuro che già qualcuno di voi, come diceva anche prima l'assessoressa De Golvada, avrà avuto esperienze nel nostro settore del turismo e quindi si è avvicinato al mondo del lavoro, vi assicuro che vi riguarderà in prima persona, perché avere dei diritti, che siano quelli della malattia, che siano quelli dell'infortunio, che siano quelli della legalità, è un lavoro che deve essere non soltanto mantenuto ma anche conquistato ogni giorno, e va conquistato con l'impegno di ognuno di noi, denunciando e comunque non sottomettendoci a quelle persone che ci propongono l'illegalità. Grazie. Grazie mille, grazie. Provincia di Rimini, presente Alice Parma, consigliere delegato della provincia alle politiche del lavoro. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie per essere qui, io ho più o meno dei coetanei davanti, quindi mi riesce bene oggi quasi, però credo, parlo oggi a nome della provincia e quindi ringrazio tutti gli enti che hanno partecipato a questo progetto e li ringrazio anche perché abbiamo garantito comunque una collaborazione importante per le nostre scuole prima di tutto. E ringrazio il Comune di Rimini chiaramente per il coordinamento, un coordinamento importante. La provincia in passato aveva un ruolo anche più di coordinamento, poi non siamo più riusciti a farlo, quindi è importante in questo momento riuscire a coordinarsi e a collaborare. Per noi hanno lavorato molto gli operatori del Centro per l'Impiego, questo è stato un segnale importante, lo fanno da sempre e anche con una certa capacità professionale di rapporto con i ragazzi, e questo credo sia l'elemento maggiore e più importante. Io dico una cosa, lo vedete lontano, il mondo del lavoro in realtà non lo è poi così tanto, anzi io me lo auguro per voi. È comunque la parte della giornata più importante di una persona. È quello che vi rende poi alla fine delle persone il lavoro, e farlo nel modo migliore, in sicurezza e in legalità, è ancora più facile andare a lavorare, è ancora più stimolante ed è ancora, e vi dà ancora più energia. Questo chiaramente è semplice dirlo e meno da farsi, chiaramente, ma troppo spesso, soprattutto sul tema della sicurezza, si dà per scontato che si è sempre sicuri. In realtà non è così, ce lo dicono anche cose successe nelle ultime settimane e in cantieri anche in provincia di Rimini, e purtroppo questo è un tema che dobbiamo sempre portare avanti. Perché se sul tema della legalità ci sono comunque molti supporti, molti enti che ci possono aiutare e che ci possono soprattutto ascoltare, sul tema della sicurezza molto dipende anche da noi stessi. E quindi responsabilità proprio per riuscire a fare al meglio il proprio lavoro e la propria vita. Grazie. Grazie mille, grazie ad Alice Parma, anche sindaco ovviamente di Sant'Arcangelo. Mi hanno detto che doveva essere a Milano, non so se però è riuscita a venire a farci un saluto per l'ufficio settimo ambito territoriale di Forlì Cesena Rimini, Franca Berardi, eccola qua. Grazie mille per essere venuta nonostante questo impegno. Grazie. Allora, il Ministero naturalmente rappresenta le scuole. E la scuola è da sempre una finestra aperta sul mondo, sulla realtà.
e in modo particolare ringraziamo i vostri insegnanti, i vostri dirigenti, che sono sempre molto attenti a cogliere tra le proposte infinite che ci sono quelle di più valore, quelle che servono di più alla vostra vita. Gli enti che hanno collaborato fattivamente hanno introdotto tra voi delle consapevolezze importanti che vi troverete. Oggi avete dimostrato che la scuola, con l'apertura che è sul territorio, è sempre attenta. Troverete, ritroverete prestissimo tutto quello che avete appreso. Ringraziate davvero i vostri insegnanti che ogni giorno rischiano, in senso positivo, la modalità migliore per formarvi, per rendervi quanto più ricchi e pronti per il mondo. Buon lavoro e arrivederci. Grazie mille. Grazie a Franca Berardi. Per l'INAIL, Antonino Pizzimenti, responsabile della sede INAIL di Rimini. Buongiorno. Buongiorno a tutti, fa un certo effetto vedervi dall'alto, siete troppi, molti per noi che non siamo abituati a queste platee così grandi. No, io volevo dire a nome nostro dell'INAIL, intanto vi porgo i saluti della direzione territoriale INAIL Forlì-Cesena-Rimini, siamo in fase di riorganizzazione e di ristrutturazione, e anche i nostri saluti della sede INAIL di Rimini. È stata un'esperienza molto importante questa, per me la prima volta, è stata un'esperienza importante perché entrare a contatto con gli studenti e con le scuole ovviamente ci fa pensare a due cose. Primo, che loro sono un bacino importante per le comunicazioni che abbiamo fatto. Secondo, che fare l'insegnante è un lavoro molto difficile, devo dire la verità, molto faticoso, nel senso che abbiamo trovato classi molto attente, classi un po', come devo dire, brillanti, un po' briose, però insomma sicuramente per noi è stata una utilissima esperienza. Quello che vi abbiamo voluto raccontare è che non c'è un mondo perfetto fuori da qua. Fuori da qua c'è un mondo difficile, complicato. Quando diventerete lavoratori dovete ricordarvi, ci auguriamo che vi ricordiate, e un po' di quelle cose che vi abbiamo raccontato, nel senso che ricordatevi che la vita vostra la dovete tutelare innanzitutto avendo la consapevolezza dei rischi che si corrono lavorando. E aggiungo a quello che diceva l'assessore precedentemente, è vero che il lavoro occupa una parte importante della nostra vita ed è una cosa fondamentale, però dobbiamo ricordarci anche che fuori dal lavoro noi dobbiamo ritornare alla nostra vita, ai nostri affetti, alla cura dei nostri cari. Credo che le due componenti si debbano combinare, per cui lo sforzo che abbiamo fatto quest'anno e quindi che faremo negli anni prossimi è quello di riuscire a coniugare legalità e sicurezza. Credo che un paese moderno non possa definirsi tale se legalità e sicurezza non camminano appaiati. L'Italia da questo punto di vista ha fatto tanto dal punto di vista della legislazione, deve fare ancora di più da un punto di vista dell'attuazione di quanto la legislazione ha stabilito. Il passo successivo è applicare quello che le leggi dicono, vigilare finché le leggi vengano, come devo dire, da tutti applicate, e noi dobbiamo salvaguardare la vita di quelli che lavorano. Ecco, credo che questo sia il messaggio che volevo darvi come INAIL. Spero che voi abbiate colto nelle ore che abbiamo fatto con voi alcuni accenni, almeno se non tutto quello che vi abbiamo detto, perché le tre ore che abbiamo passato erano tante, però sicuramente alcune curiosità spero che siano rimaste e che saranno importanti per il vostro futuro. Grazie. Grazie. Perfetto. Grazie quindi ad Antonino Pizzi.